questo numero. Fuori dal coro, il compleanno di Radio Roccella, pioniere dell'etere nella Locride, nata per scherzo. Locride comincia anche questa notte, dedicato al magnifico decennio che furono gli anni Ottanta. Quattro candeline sulla torta di compleanno di Radio Roccella, circuito popolare network con testata giornalistica diretta da Marcello Lorrai. Si era nel 1976 quando nella cittadina costiera della Locride quattro giovani, Pietro Commisso, Domenico Lombardo, Luciano e Pino Misiti, con appena 80.000 lire acquistarono un mini trasmettitore che gli permetteva di coprire, sì e no, l'area del quartiere in cui abitavano. In tutta Italia c'era un fermento nel settore della radiofonia e dell'emittenza privata. Ricordo che fino a pochi mesi prima, un anno prima, insomma, in Italia non esisteva nulla e quindi è venuto in mente che si potesse fare un emittente anche qui a Roccella. Abbiamo acquistato un piccolo oggettino che oggi, insomma, sarebbe ridicolo a vederlo, però storico. E da lì abbiamo cominciato a giocarci, perché noi eravamo ragazzini, insomma. Poi, con l'aiuto di altre persone, abbiamo fatto delle spese un po' più consistenti e cominciato a diventare una radio, insomma. In compagnia di Marv, di Sid, e c'è un ospite, e della donzella su Radio Roccella, vi ricordo i nomi di un certo livello nel panorama trash metal di quegli anni. Radio Roccella programmò sin da subito un palinsesto basato sulla cultura, sull'informazione e sulla musica, con gruppo editore all'associazione culturale Tele Radio Roccella, costituita da 12 soci fondatori, cui si sono poi aggiunti altri 13. Statuto ed organi sociali del sodalizio da sempre seguono l'attività dell'emittente, indicando le principali tematiche di interesse per il territorio. Il nostro rapporto, se vogliamo, si aggancia un po' agli anni 70, quando è nata la radio, perché è nata come radio libera, e sostanzialmente possiamo dire che oggi è rimasta intatta in questa identità. Gli ascoltatori che ci seguono sono abituati a sentire da noi, dai nostri speaker, quello che accade nella nostra zona. Radio libera è appunto la libertà di ognuno di noi, di ogni singolo speaker, di venire qui in radio e dire liberamente qual è la propria idea, qual è il suo pensiero. Buon pomeriggio, ben risintonizzati su Radio Roccella. Gli impianti di Radio Roccella oggi permettono una copertura completa della Locride, centri interni compresi. Passione, volontariato e sacrifici economici dei 25 soci e degli oltre 20 collaboratori danno linfa vitale all'emittente. Tempo e modo di parlare con lui, quindi iniziamo a far ascoltare. Chiunque può venire qui e liberamente fare un programma, non ci sono imposizioni di genere specifici né orari, siamo fuori dalla logica del mercato commerciale e anche l'aggancio con Radio Popolare, che siamo inseriti nel loro circuito nazionale, fa sì che la nostra radio si distingua anche per i generi cosiddetti colti. Per organizzare un programma noi di solito prendiamo dei progetti in un foglio A4 normale e vediamo un attimino quali sono le idee messe giù dagli speaker che andranno poi a fare il programma in onda. Studi la redazione di Via Città, rinnovati nel 2005, tecnologia all'avanguardia, la rendono un'importante realtà con 4 giornali radio quotidiani e 8 edizioni flash, collegamenti in diretta, programmi di intrattenimento ed un'annuale attenzione particolare per il Roccella Jazz Festival. Rumori Mediterranei è un evento molto importante sia per la nostra cittadina, nello stesso tempo fa alzare di qualità anche la nostra radio. Da quest'anno abbiamo avuto la possibilità di trasmettere anche a livello nazionale gli eventi che sono stati fatti durante l'estate 2010. Io mi occupo di una trasmissione Jazz dintorni qui a Radio Roccella, abbiamo fatto questo programma insieme a Radio Popolare Roma. Toda la gente che escucha Radio Roccella, no somos Vanessa e Katia. En doppio misto, un programma così non si è mai visto. Gracias, le escuchan. Sì.
Radio Roccella, un network con concessione a carattere comunitario, con spot pubblicitari volutamente ridotti e selezionati, un indice di ascolto e di fedeltà altissimo, attribuibile al fatto che l'emittente intende mantenere la sua caratteristica di radio fuori dal coro. Crediamo che i nostri ascoltatori non debbano essere subissati di spot che vengono ripetuti centinaia di volte al giorno. Cerchiamo soprattutto di non essere la fotocopia della fotocopia di tanti network nazionali.